Tempo d'amore, tempo di rose. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video origami. So che vi piacciono un sacco gli origami. Voglio fare con voi delle roselline facilissime, perfette per San Valentino che sta per bussare alla porta. So che gli origami piacciono anche ai ragazzi e chissà, magari a scuola. È un modo carino per mandare un messaggio subliminale, ma mica tanto, alla vostra compagna del cuore. E allora, prima di spostarci sul piano da lavoro, vi ricordo che vi aspetto in tutte le librerie con i miei due libri, il grande libro del colore, dove potrete trovare tutto, proprio tutto quello che volete conoscere sul colore, e il ricettario dell'arte, il libro in cui condivido con voi tutte le ricette per creare tutti i colori, le paste modellabili, i medium, ogni materiale dell'arte lo trovate rifacibile all'interno di questo libro in tutte le librerie d'Italia e online. Bene, ora basta cianciare, andiamo a creare le nostre rose di tutti i colori. Ed eccoci pronti per fare la nostra rosellina di carta. Come prima cosa pieghiamo il nostro foglio sulle diagonali da una parte, quindi così, e dall'altra. Pressate molto bene le linee, quindi pieghiamo a metà da una parte e a metà anche dall'altra, così pressate molto bene. A questo punto apriamo il nostro foglio e spingiamo dentro queste due parti, queste due ali verso il dentro e lasciamo solamente le altre due verso l'esterno, quindi uno e due verso il dentro. Voilà, e si formerà un triangolo così. A questo punto prendiamo questo angolino e questa parte inferiore poggiamola sulla riga al centro del triangolo, così schiacciamo bene, quindi prendiamo, infiliamo il dito nell'apertura che c'è in questo triangolino, così, e schiacciamo fino a formare un quadratino. Voilà. Allora, prendiamo l'aletta del triangolo, portiamo il margine inferiore a combaciare con l'altezza del triangolo, quindi l'angolino esterno deve toccare l'angolo superiore e schiacciamo bene. Quindi rialziamo, infiliamo il dito all'interno del triangolino che avrà una fessurazione, apriamolo e schiacciamo creando un quadratino. Così facciamolo dall'altra parte, quindi pieghiamo e facciamo in modo che quest'angolo tocchi questo, piegando. Voilà, uno. Quindi rialziamo il triangolino, entriamo col dito all'interno. Apriamo schiacciando e abbassiamo formando un quadratino. L'ultimo. Chiudiamo, rialziamo, apriamo schiacciamo. Voilà. A questo punto abbassiamo questo triangolo verso il basso e schiacciamo bene la linea. Così, come una bustina delle lettere. Apriamo, mettiamo le dita al centro, così. Voilà. E come abbiamo fatto prima con i triangolini, così,
schiacciamo da una parte e dall'altra. Voilà! Quindi giriamo, mettiamo il triangolino qui in piedi al centro, così. Arrivati a questo punto, inseriamoci al centro del triangolino, così. Quindi apriamo questo lato e portiamo il quadratino al centro da questa parte e facciamo la stessa cosa da quest'altra parte, così si verrà a creare questa sorta di croce. A questo punto, con uno stuzzicadenti, prendiamo l'angolino del quadratino e arrotoliamolo ben bene. Quindi uno, poi arrotolo anche questo, due, arrotolo anche questo e arrotolo anche questo. Mi assicuro di aver arrotolato ben bene tutti gli angolini, così. Quindi prendo il mio centrale e lo arrotolo così al centro, voilà, creando un vortice. Ed ecco la mia rosellina bella e pronta. Non è meravigliosa? Mettiamone qui una e facciamone un'altra di un altro colore. Ne faccio adesso una rosa. Allora, ricominciamo. Piego le diagonali, prima una e poi l'altra. Ok? Poi piego il rettangolo, prima uno, quindi le diagonali del formando i rettangoli, e poi l'altra. Quindi semplicemente porto indietro, piego, porto in dentro i due triangoli laterali, uno e due, e chiudo. Voilà, questa è la parte più difficile di tutto il lavoro. Quindi prendo il triangolino e faccio in modo che quest'angolo combaci con questo, e voilà, inserisco il dito dentro il triangolo che si è formato e schiaccio formando un quadratino. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, inserisco il dito, schiaccio e formo un quadratino. Apro il quadrato andando dall'altra parte, giro, metto al centro il triangolo che ne è venuto fuori e entro il dito
nella fessura e formo il quadratino come base. Entro il dito nell'altra fessura e apro formando l'altro quadratino come base. E ci siamo. Siamo con la crocetta. Sono rimasti questi quattro angoli liberi che vanno arricciati. Quindi prendo il mio stuzzicadenti e arriccio, arriccio, arriccio. 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 Quindi, tenendo il centro così, metto un dito da ogni parte, giro, voilà. Non so come farvelo vedere piano, dovete fare proprio un vortice e voilà, la vostra rosellina viene fuori. Ora ditemi se non sono deliziose. Voilà, e più attorciglierete più la rosa verrà presa bene. E voilà, la nostra rosellina è bella e pronta in 4 e 4 8. Il movimento deve essere prendere e girare, proprio e girare così, proprio forte forte. Voilà, non vi preoccupate, le rose non si sgualciranno. Ora ditemi se non sono un amore. Io continuo a fabbricarne in preda ad un raptus da fabbricazione di rose. Ed ecco qui le nostre bellissime roselline, belle pronte per far bella figura come regalino o come decorazione su un pacchettino, semplicemente
da mettere all'interno di uno svuotatasche per abbellire un angolo di casa. Delle roselline stupende da utilizzare in tanti modi. Io le userò come abbellimenti per i pacchetti. Voi per cosa le utilizzerete? Fatemelo sapere lasciandomi tanti commenti qua sotto e pollice in su se questo video vi è piaciuto. Ci vediamo subito dopo le foto. Ciao! Visto che belle le nostre rose origami, sono facilissime, non è uno di quegli origami impossibile da fare. Quindi anche durante la ricreazione o per la nostra mogliettina da farle trovare sul tavolo prima di pranzo, sono roselline semplici semplici da ricreare. Ditemi per cosa le userete, io vi aspetto sempre su tutti i miei social, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, ma anche sui miei altri due canali, Ombretta e Due Cuori una K, ma soprattutto vi aspetto sempre qui per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!